Mi raccomando, non mi muovete. Sì, va bene, due parole. Lui è Oscar Camps, è il presidente della Fondazione Open Arms. Io sono l'avvocato Salerni, l'avvocato Angelelli, noi siamo i difensori della parte civile. C'è anche il comandante della nave, Mark Kreug, che eccolo, il capitano. Ecco Mark. No, niente, semplicemente sono state ammesse tutte le parti civili che ne hanno fatto richiesta, le costituzioni di parte civile. Il processo continuerà il 20 marzo, c'è stata una richiesta di una ampia produzione documentale che è stata ammessa da parte della difesa, però alcuni di questi documenti devono essere tradotti perché sono il libro di bordo e alcune mail che si sono prodotte durante il periodo che va dalla fine di luglio al 20 agosto del 2019, che vengono considerate utili per poter valutare tutta la situazione. Le parti, cioè la Procura della Repubblica e le parti civili, naturalmente avranno un termine per opporsi per eventuali acquisizioni dove non fossero rilevanti e richiedere prove e documenti ulteriori. Si va al 20 marzo. Il contratto di governo prevedeva il contrasto all'immigrazione clandestina e quindi il governo era assolutamente compatto a combattere l'immigrazione clandestina. In questo caso si trattava di un'ONG che, come vedremo, non ha fatto degli eventi qualificabili come SAR, perché venivano presi a bordo senza nessun collegamento con gli altri paesi. Non sono eventi SAR, ci sono delle note che non li definiscono eventi SAR e su questo il governo era compatto. Quindi non c'è nemmeno, non so chi di voi è venuto a Catania, si è parlato pure di Open Arms, in realtà lì il vero protagonista alla fine era Toninelli, che aveva contatti con le autorità spagnole. E sono stati sottoscritti questi divieti anche da Toninelli e dalla Trenta. Il governo era compatto, le uniche lettere che ci sono di Conte in cui si parla dei minori sono lettere che di fatto ratificano l'operato di Salvini, perché non è che dice stai attento a quello che stai facendo, dice occhio ai minori, infatti sono stati fatti sbarcare. La responsabilità in ordine all'emissione di quell'atto che era dovuto, che era quello di concedere il POS e quindi conseguentemente il blocco e la privazione della libertà delle persone che si trovavano sulla nave, era dovuto dal Ministro dell'Interno, come peraltro ha ampiamente documentato e scritto il Tribunale dei Ministri. Quindi i funzionari del Viminale hanno riferito. Quando finisce la Giulia parlo io, sì. Ok? No, comunque io ho finito solo per dire che la nostra linea, lo dico ancora una volta, in questo caso è una linea che va un po' alla radice del problema, perché la nave non era italiana, non c'era obbligo di POS e non erano eventi SAR. Poi il governo è stato compatto, si seguiva la linea di governo, ma soprattutto, vi ripeto, in questo caso, la richiesta di rinvio a giudizio lo dice, le informazioni che si avevano all'epoca era che la nave era la nave era in condizione di creare dei pericoli. Sono stati consultati il Comitato di Sicurezza ed altri soggetti. Come dire, le previsioni toccano ai chiromanti, non agli avvocati. Crediamo che ci siano tutti gli elementi per poter arrivare al dibattimento. Noi abbiamo fatto un'ampia richiesta di produzione documentale. Abbiamo fatto un'ampia richiesta di produzione documentale. Questo è un processo documentale in cui è sufficiente far parlare gli atti, perché per stabilire chi aveva il POS basta che noi documentiamo lo stato di bandiera e che non erano eventi SAR. E abbiamo poi trasferito un pezzettino di processo di Catania, perché in quel processo si è già fatto riferimento a Open Arms. In 30 secondi, c'è una nave spagnola che ha raccolto immigrati in acque libiche e in acque maltesi, che ha rifiutato uno sbarco a Malta. No, lo sbarco a Malta non è stato mai possibile, c'è stato un intervento di Malta a un certo punto che voleva far scendere alcune persone, ma il comandante che deve tenere
conto della sicurezza della nave ha ritenuto che non fosse opportuno, e mi pare che su questo c'è anche una amplissima valutazione e della Procura e del Tribunale dei Ministri. Che ha rifiutato un porto in Spagna, che ha rifiutato un secondo porto in Spagna, che ha rifiutato di essere scortata da una nave militare in Spagna. La Spagna era impossibile, noi stavamo al 18-19 di agosto dopo 20 giorni di navigazione, 6 giorni davanti alle coste con la disperazione che si era determinata, una condizione di impossibilità a muoversi, e anche questo era un fatto assolutamente impossibile da determinarsi. Con un mare in tempesta. La legge, le convenzioni internazionali, il diritto internazionale del mare impongono di dover arrivare rapidamente allo sbarco quando si sono salvate delle persone in mare. Ha messo a rischio la salute dei 162 salvati a bordo. E spero che a nessuno di noi capiti di essere salvato in mare e poi di dover restare per mesi ad aspettare un soccorso. Ospitava a bordo degli scafisti che oggi sono in due carceri italiane. Nessuno si è fatto male, nessun morto, nessun ferito. E a processo non ci vanno i trafficanti, ma ci va colui che allora difese le vite, le regole, la sicurezza e i confini del paese, era pagato per fare questo. Sono qua assolutamente tranquillo, anzi orgoglioso. Non solo lo rifarebbe, ma lo rifarà quando sarà. Quando sarà al governo vedremo, va bene? Non so se gli altri devono dire qualcosa, Marco? Grazie. Buongiorno a voi. Buongiorno a tutti. Va bene?